Benito di Porto Salvo, la polizia locale festeggia San Sebastiano, santo patrono delle polizie municipali d'Italia. Il corpo di polizia municipale di Benito di Porto Salvo, guidato dal capitano Onofrio Laganà, ha celebrato il santo patrono San Sebastiano. La cerimonia si è aperta con una funzione religiosa, celebrata questa mattina da Don Benvenuto Malara, parroco della parrocchia dell'Immacolata di Benito, alla presenza delle massime autorità civili e militari, dal capitano dei carabinieri Gianluca Piccione, della locale compagnia, al maresciallo della caserma dei carabinieri di Benito di Porto Salvo Antonino Caminiti, al maresciallo della guardia costiera Francesco Pirrello, al comandante del corpo forestale dello Stato di Benito di Porto Salvo Vincenzo Corso, al comandante della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale, presenti inoltre alla manifestazione i rappresentanti delle polizie locali dei comuni dell'area grecanica e i rappresentanti delle principali associazioni di volontariato del territorio, con le quali la polizia locale ha instaurato frequenti e proficui rapporti di collaborazione. Per il comune, oltre al sindaco di Benito Giuseppe Meduri, erano presenti l'assessore al ramo Patrizia Crea e quasi tutta l'amministrazione comunale. Si è trattato di un momento di raccoglimento e di riflessione, ma anche di bilanci. Il celebrante Don Benvenuto Malara ha sottolineato il ruolo degli agenti chiamati a vigilare sulla comunità per fare in modo che tutti i cittadini possano muoversi e rispettare le regole e la legalità. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunichi, o Padre, lo spirito di fortezza, querese San Sebastiano, fedele nel servizio e vittorioso nel martirio, per Cristo nostro Signore. Amen. Beh, la disponibilità è un dovere che deve avere il sacerdote, quindi avete voluto anche dare questo segno, io vi ringrazio, lo terrò come ricordo e come segno anche della benevolenza che avete nei riguardi di questo sacerdote anziano, che certamente tra i presenti forse il più anziano, ma comunque voi mi fate sentire giovane, va bene? E quindi per questo ringrazio Dio e ringrazio voi. Che Dio vi benedica. La celebrazione del santo patrono è proseguita presso la sala convegni di Via del Fortino. Un'ampia partecipazione, oltre alle autorità civili, numerose associazioni, semplici cittadini che hanno con la loro presenza testimoniato la loro vicinanza agli uomini del corpo di polizia municipale. In questa occasione la polizia locale ha voluto esprimere simbolicamente il senso e il carattere unitario del suo operato al servizio del cittadino e della comunità, come un'unica entità che, forte di una capillare conoscenza del territorio, opera quotidianamente con dedizione e professionalità nell'interesse della comunità di Benito di Porto Salvo. La polizia locale, chiamata a fare di tutto, informa, regola, sanziona, svolge la propria speciale funzione nello spazio pubblico della città e del territorio, regolando non solo il traffico e contrastando i comportamenti di guida rischiosi, ma anche tutelando i consumatori, garantendo il rispetto delle norme del commercio, tutelando l'ambiente, controllando l'abusivismo edilizio e presidiando anche lo spazio pubblico. Questa funzione di regolatore della vita sociale la distingue dalle altre attività di controllo e repressione della criminalità e di tutela dell'ordine pubblico garantite dalle altre forze
di polizia nazionali con le quali la Polizia Municipale di Melito opera in stretta collaborazione. Primo intervento, quello del sindaco di Melito, Giuseppe Meduri. Per la presenza, io prima del mio intervento gradirei che qualche ragazzo della scuola media venisse qua con me. È un volontario. Un volontario a caso lo dimentichiamo io. Terza fila, uno della terza fila. Dai, veloce, veloce, il preside che dico qualcuno. Sì. Alessandro Rudini. Braccio destro del sindaco, speriamo sindaco in futuro. Però ti va bene così? Io parto subito con un piccolo rimprovero, un rimprovero lo facciamo al nostro comandante dei vigili, oggi sì San Sebastiano ma è anche Santa Fabiana, il comandante non ha fatto gli auguri al Presidente del Consiglio, come penale ora vediamo se mettono d'accordo, stasera ci porteranno tutti a cena. Quindi gli auguri a tutti quelli che si chiamano Sebastiano, ma gli auguri particolari del sindaco di tutti voi al nostro Presidente del Consiglio Fabiano. Passiamo subito e velocemente ai ringraziamenti. Io ringrazio di vero cuore tutti quanti, gli assessori, i consiglieri, i sindaci, qualcuno ci ha chiamato che non può venire, i sindaci dell'area. E un ringraziamento sentito, doveroso, a tutte le forze dell'ordine, alla Compagnia della Finanza di Melito, alla Guardia Forestale con il comandante Vincenzo Corso, al comando e alla compagnia dei carabinieri, oggi forza con il giovane comandante di compagnia Gianluca Piccione, fresco di nomina da qualche paio di mesi, e Antonio Caniti, comandante di stazione. Un ringraziamento alle forze di polizia, Polizia di Stato, ai vigili urbani. Notavo in sala e ricordavo quando c'è stato quell'incendio a Melito vicino alla villa comunale, presente in aula, non lo vedo, la gente che ha preso la bombola quella sera, quindi, e l'ha portata fuori dal palazzo, bombola che era al quinto piano. Prezioso lavoro che fanno i vigili del fuoco. Ringraziamo la capitale di deporto con Francesco Pirrello e tutti presenti. Un grazie veramente di cuore per il prezioso, indispensabile lavoro che fanno quotidianamente, va a tutti loro, ma oggi in maniera particolare ringraziamo tutti i vigili urbani, la loro festa e anche la nostra festa, perché
noi ci dobbiamo sentire tutti quanti, così come vi chiedo di sentirvi sindaco, vi chiedo anche di sentirvi carabiniere, di sentirvi guardia forestale, di sentirvi agente di finanza, vigile urbano, comandante della capitaneria di porto. Un ringraziamento a tutti quanti, di vero cuore, a nome di tutta la cittadinanza di Mendolo. Un ringraziamento a tutte le associazioni per la presenza, ai parroci, alle parrocchie, ai cittadini tutti. Ma consentitemi un ringraziamento particolare alle scuole, a questi ragazzi che sono il nostro orgoglio. Per me è un'occasione unica. Oggi è una giornata da incorniciare, pur nelle molteplici difficoltà quotidiane che ci purtroppo ci accerchiano. Non sono poche le difficoltà che abbiamo come amministrazione. Vedete, forse ha rischio anche lo stipendio del 27, perché forse non riusciremo a fare le buste paga, ma non vi voglio tediare con questi discorsi. Era solo per marcarvi che forse siamo qua nel mentre si sta pensando a tantissime altre cose. Per oggi, dicevo, è la giornata dei vigili, il lavoro è la nostra festa, il comando dei vigili di medico. Qualcuno dice, io sono d'accordo, il fiore all'occhiello del comune di Mendolo come ufficio, ce ne sta qualche altro, ma pochi possono vantare e pregiarsi di questo titolo, fiore all'occhiello. Io a loro dico con semplicità, con garbo, con rispetto, semplicemente bravi. Dico anche grazie, grazie per quello che fanno, anche se fanno semplicemente il loro dovere con passione, con sacrificio, lo fanno sì anche perché è giusto portare a casa quella famosa pagnotta. Qualche volta loro, come noi, come tutti, possono sbagliare, magari sembrano arroganti quando dispensano quella sanzione, quella famosa contravvenzione. Vedete, però, chi non sbaglia significa che non opera. Il vero problema di questo paese, di questa amministrazione, signore, è che molti non operano. Io, come capo di questa amministrazione, ho detto in campagna elettorale, l'abbiamo attuato, che all'interno del comune intendiamo portare il modello famiglia, lavorare con lo spirito della famiglia, lavorare come squadra in sinergia e in armonia, premiando chi lavora. Bene, noi, questo nel mese di dicembre, ne abbiamo attuato, non molti, ma neanche pochi dei lavori socialmente utili non hanno avuto l'integrazione oraria, integrazione che prima veniva dispensata a tutti quanti. È giusto che chi lavora deve essere premiato e noi questo l'abbiamo fatto. Naturalmente siamo stati anche soggetti a più critiche, continueremo a fare quello che abbiamo fatto perché riteniamo che sia giusto così. Ma torniamo ai vigili, siete veramente un vanto per noi come amministrazione, Antonio, lo dico a te e lo partecipo a tutti i vigili presenti. Noi vi abbiamo forse anche agevolato, consentitemelo questo, vi chiedo perdono. Avete come supporto, non come dici tu Antonio, non è così, il migliore degli assessori. Avete un assessore di cui io sono orgoglioso, dire che è eccezionale e riduttivo per le capacità e le qualità umane che ha Patrizio. Voi siete, consentitemelo, a un livello soddisfacente, siete un pochino
un gradino più alto della sufficienza scolasticamente parlando, il famoso 7. 7 non perché io voglio dare le pagelle, come dice qualcuno, però a volte, vedete, non siete voi che siete bravi, e vi faccio l'esempio, non siete voi che siete bravi quando tornate in comune denunciando 5 persone. Questo è stato nell'ultimo controllo che abbiamo fatto, controllo per le prese dell'acqua. Io abbiamo detto in campagna elettorale che avremmo dato 6 mesi di tempo per mettersi in regola. L'abbiamo detto prima Natale, l'abbiamo detto durante il Capodanno, l'abbiamo detto nell'Epifania, che saremmo partiti con i controlli dell'acqua, della spazzatura. Siamo partiti in parte. Per una questione di un figlio non siamo riusciti ancora a partire con quelli della spazzatura. Casa per casa, centimetro per centimetro. Bene, siamo partiti dalla via più importante di Mendola, sappiamo tutti qual è. Mi vergogno di dirlo. Antonio, dobbiamo essere sinceri, ce le dobbiamo dire le cose in faccia. Non abbiamo controllato numerose persone, abbiamo controllato pochi indigeni, e oltre il 50% è stato denunciato. Questa è la vergogna di questo paese. Nel centro di Merito, su meno di 10 controlli, abbiamo dovuto denunciare 5 persone. E qua non è stronzo il sindaco, non è stronzo, sono stronzi vigili. Lascia a voi la riflessione su questo. È il sistema che non va bene, è il sistema che è marcio, è il marciume che dobbiamo eliminare. È la gente che deve cambiare abitudine, perché è stata abituata male, perché qualcuno gliel'ha consentito. Antonio, io ti invito a continuare, a perseverare. Abbiamo fatto questa delibera di indirizzo che è ancora di più in casa in questa direzione. Lo faremo una volta a settimana, perché è giusto che chi ha un servizio lo debba pagare. Non c'è chi è più furbo o chi è meno furbo. Io un'altra difficoltà che ho, ma la partecipo. Abbiamo ricevuto 1300 segnalazioni di anomalie, chiamandole così, di gente che magari ha il contratto però non è iscritta a ruolo nell'acqua, parliamo dell'acqua. 1300 sono 360.000 euro. A Campione abbiamo tirato fuori 3 tratiche, ben in una fuori ruolo c'è il contratto del 99, in una del 2000 e l'altro è deceduto. Abbiamo chiesto sin dall'inizio, perché sapevamo delle difficoltà, aiuto alla prefettura per avere personale, per poter mettere in mano in questi famosi tributi. Speriamo che la prefettura ci conceda queste 3 unità di 145, perché vedete, se non c'è il personale, potremo essere tutti bravi a parole, ma infatti poi al quaglio, come si dice, il problema rimane e non viene rimosso. E all'interno degli uffici che bisogna mettere in mano. E allora, quando si tenta magari qualche piccolo spostamento, forse arriva il certificato di malattia, forse arriva la minaccia del distacco sindacale, ma questo non ci spaventa. È per questo che umilmente chiedo aiuto, come ho sempre fatto a tutti quanti, chiedo aiuto al signor capitano dei carabinieri, al comandante di stazione, perché non è come dice qualcuno che noi abbiamo militarizzato il comune. Non dobbiamo avere paura dei carabinieri. Tu sai come si chiama il capitano dei carabinieri? C'è mi ha lavorato? Quando lo vuoi andare a trovare? Ti offrirò un caffè, un cornetto. Quando vai con una tua compagna, chiederai il permesso al preside, anzi ti accompagnerai il preside. Capitano è disponibile, caffè e
stringere la mano al capitano o al comandante dei vigili, vedete, fare squadra. Quanto sarebbe bello se i vigili durante un controllo tornassero a casa con le mani vuote, senza nessuna denuncia. Questo significherebbe che nel comune di merito non ci fosse legalità, non ci sarebbe legalità. Illegalità, c'è un'illegalità diffusa che dobbiamo, e per questo faccio un appello a voi ragazzi che siete il nostro futuro, aiutateci. Noi abbiamo più di un progetto, più di una scommessa da portare avanti. La scuola, da là dobbiamo partire. Vedete, questi giorni abbiamo dovuto, mio malgrado, con grande sofferenza, emettere una seconda ordinanza in questo anno scolastico per chiudere le scuole per il problema eroina. Dall'altra parte c'è la notizia di un topolino, di un topo, o meglio c'era, perché durante il primo sopralluogo ringrazio Dario, se l'è mangiato il topolino, non me l'ha fatto trovare il sopralluogo, non l'abbiamo trovato il giorno dopo, non l'abbiamo trovato stamattina, però purtroppo per la stampa esiste e fa più notizia il topolino della creolina. Allora qua un'altra riflessione forte va fatta. Ragazzi, ve lo dice chi non ha mai marinato, non ha mai giocato, non si è mai giocato un giorno di scuola. La scuola è il divertimento, la scuola è il vostro futuro, la scuola ogni giorno vi dà, lascia qualche segno e vi deve dare qualcosa. La scuola è la cosa più importante dopo la vostra famiglia. Quindi come associazioni, come consiglieri, come sindaco, come assessori, come forze dell'ordine, un interrogativo forte ce lo dobbiamo porre su questa problematica. Perché la creolina è solo a merito dell'intera provincia? E con episodi a ripetizione. Non è il primo anno, speriamo che sarà l'ultimo e l'ultimo degli episodi. Quando io incalzo e chiedo notizie alle forze dell'ordine non è perché mi voglio sostituire, perché voglio come genitore e come sindaco che questo non succeda mai più. Lavoro di squadra che dobbiamo fare tutti assieme come sindaci, le grandi scommesse, l'ospedale, il giuridico di pace, però dopo la scuola l'altra grande scommessa è quella di lavorare in armonia e in sinergia tutti quanti, e anche per la 106, che vedete, io sono stato al tribunale, mi ha accompagnato Dario, avrei dovuto fare al ritorno una relazione di servizio consegnata dal capitano al comandante di vigili, perché Dario tra andata e ritorno ha fatto qualcosa come 80-90 infrazioni nel codice della strada. Io vi invito, questo è quello che serve a noi amministratori, percorrete la strada Lotti a Reggio Calabria nel rispetto totale della segnaletica stradale, non ce la farete a fare andata e ritorno. Non ce la, quindi siamo costretti a volte a vivere nell'illegalità, non è che siamo stronzi, che non la rispettiamo, però qua dobbiamo essere tutti quanti pronti a recitare la nostra parte. Quando parlo di sinergia, di squadra, di famiglia, è questo che chiedo. Iniziate a scrivere, Antonio, non vi spaventate, signor capitano, poniamolo questo quesito forte. Non lo so se voi avete visto, signore, il progetto della strada di Palizzi. Abbiamo la strada a quattro corsie, il nuovo appalto, poi si entra in galleria e si torna a due, poi si riesce a quattro, poi si ritorna a due, una doppia galleria. Ma chi ha pensato mai, come i colleghi ingegneri di
fare una progettazione del genere, ma solo in questa maledetta zona d'Italia, il sud del sud, possiamo sopportare queste cose. Allora la viabilità è il pane quotidiano dei vigili. Antonio, fatelo come comandi dei vigili. Questa riflessione, questa interpellanza, chiamiamo queste relazioni, fornitele a noi sindaci e tutti assieme, perché questa è una mano alla madre delle scommesse, la viabilità. Non c'è futuro senza collegamento Merito-Reggio. Poi piangiamo purtroppo e va le nostre condoglianze, tutti alle ultime due vittime della strada, dell'incidente di Pocale. Chiudo con nel partecipare la solidarietà, la nostra vicinanza non a parole ma a fatti, la vicinanza sentita al giudice Grattieri per quello che come famiglia ha dovuto subire, e non voglio dire altro. Solamente abbracciare il piccolo Prudino, Francesco Prudino, Alessandro Prudino, Juventino, come tanti di noi, siamo la maggioranza, con la speranza di vederlo con questa fascia in un futuro che è sicuramente con l'auspicio di un merito a misura d'uomo, su un anelito vivibile, e vi partecipo una strategia, un progetto che ho in mente e che abbiamo visto, io ho visto ieri. Noi preside Anastasi abbiamo intenzione di avviare la differenziata e velocemente. Allora ogni ragazzo una volta a settimana verrà invitato a portare la carta a scuola, un giorno il vero, un giorno la plastica. Noi metteremo a disposizione, vediamo, non ho parlato ancora con l'assessore all'ambiente, ma metteremo un premio a sorteggio se noi riusciamo a essere la scuola che in Italia riesce a differenziare in percentuale più carta, più vetro e più plastica. Vi sono grato se riusciamo a fare questo, assieme al biglietto e al premio che darà l'amministrazione, un altro lo do io con Beppe Meduri, grazie. L'assessore Patrizia Crea ha espresso gratitudine al comandante per il lavoro svolto e a tutti gli agenti del corpo per l'impegno profuso nel corso dell'ultimo anno. Polizia locale, dottoressa Patrizia Crea. Buongiorno a tutti. Innanzitutto desidero porgere un cordiale saluto a tutte le autorità civili presenti, militari e religiose, ai cittadini, alle associazioni e agli organi di stampa, ai ragazzi del De Amicis, agli insegnanti e al dirigente scolastico che oggi hanno voluto condividere con noi i festeggiamenti in onore di San Sebastiano, santo patrono del Corpo di Polizia Locale. Consentitemi di fare però la presentazione di quelli che sono i ragazzi che compongono il nostro corpo e che lavorano ogni giorno sul nostro territorio. Un ringraziamento mio personale. Mi pregio di essere assessore alla Polizia Locale perché ritengo realmente che sia il fiore all'occhiello di questo comune. Quindi un ringraziamento mio personale va al comandante Antonio Onofrio Lagana. All'assistente scelto, Demetrio Antonio. All'assistente, Luca Gaetano. All'assistente, Lucera Dario Antonio. All'agente, Manica Massimo.
all'agente Pamonia Francesco, all'agente Neni Giuseppe, all'agente Gento Domenico, al dipendente amministrativo Sergio Giuseppe, al dipendente amministrativo Battaglia Aelia e al dipendente amministrativo Monte Aurelio. Ho ritenuto necessario ringraziarvi uno ad uno per il grande lavoro che essi svolgono, perché effettivamente tutto quello che passa dai nostri uffici e tutto quello che viene gestito dalla polizia locale ha un volto e sono i loro volti. Bene, oggi mi sono un po' interrogata su quello che volevo fosse il messaggio da trasmettere alla platea. Che cosa dobbiamo far ricordare di questa giornata? Intanto il messaggio che volevo trasmettere era proprio questo: la polizia locale o gli agenti di polizia locale sono quelli che vedete e che rappresentano un corpo che è al servizio della collettività. Sono inseriti nel territorio e sono in grado, durante il loro servizio, di espletare un continuo esercizio di relazioni con i cittadini. Mettono alla base di tutto e del loro lavoro quotidiano quello che è l'interesse della collettività. Perché volevo passasse questo messaggio? Perché il corpo della polizia locale è l'espressione più viva dell'ente pubblico. Quello che loro fanno in relazione con i cittadini è quello che è il pensiero di tutta l'amministrazione. Quindi ci muoviamo sulla stessa linea per l'interesse del bene collettivo e del bene della popolazione di merito. L'attività del corpo di polizia locale conferma le finalità e i principi direttori propri di fedeltà allo statuto del comune per il servizio di tutela dei diritti di cittadini, il riconoscimento e la tutela dei diritti di cittadinanza degli stranieri residenti nel territorio, nel rispetto delle diverse culture, rispetto che cerchiamo a fatica di praticare, applicare e soprattutto fare vivere nei fatti, nella massima integrazione possibile. Oggi gli uomini della polizia locale hanno un compito essenziale, che è quello di contribuire a garantire le condizioni di un effettivo esercizio di libertà, nel rispetto delle regole di convivenza civile e delle norme di sicurezza urbana. Sono sempre più crescenti le situazioni che denotano i bisogni dei cittadini e trovano quasi un parafulmine in quella che è la polizia locale. A volte il sovraccarico delle richieste e di domande non sono sempre di stretta competenza, quindi quale migliore occasione da qui di ribadire quella che è l'esigenza di stabilire quelli che sono i compiti propri della polizia municipale. Con le recenti scelte operative, essi hanno una funzione precisa, che è quella di intervenire per prevenire e far rispettare le norme che rendono la nostra città un organismo sano, dalla prevenzione nel campo della sicurezza stradale fino alle regole civiche basilari che si traducono nei comportamenti decorosi, quei comportamenti decorosi che ognuno di noi dovrebbe avere e che i bambini dovrebbero riuscire ad emulare. Quindi siamo responsabili anche dell'esempio che diamo. Un sentito ringraziamento da parte nostra, di tutta l'amministrazione comunale, ma sicuramente anche alla cooperazione che troviamo costante con tutte le altre forze dell'ordine. Al di là dei mezzi che loro hanno a disposizione, sono veramente presenti sul territorio e ci aiutano a vivere ogni difficoltà che il comune affronta con i cittadini e con le situazioni che si paventano ogni giorno. La verità è questa, che in un particolare momento storico le risorse che la Polizia Municipale ha sono veramente poche rispetto al carico di lavoro che si dovrebbe svolgere, quindi a volte viviamo delle defiance che non dipendono dalla loro volontà,
ma dipende dal fatto che si occupano veramente di tante cose, sarà poi il nostro comandante a fare un excursus del loro lavoro quotidiano. Che cosa posso chiedere alla Polizia Municipale e al personale della Polizia Locale? Di continuare ad essere all'altezza forse del loro passato, di condividere con il Sindaco, con la Giunta, con il Consiglio, che rappresenta un po' tutti i cittadini, il compito più gravoso e importante che loro hanno, quello di tenere unita la città, non inseguire le divisioni e le contrapposizioni, aiutarci ad azzerare, come in realtà fanno ogni giorno, ogni residuo di ambiguità sul tema della sicurezza, essere quindi il nostro punto di riferimento di tutti i cittadini, per costruire dei legami di convivenza che siano rispettosi della vita quotidiana di ognuno. Essi sono lo specchio di questa amministrazione e quindi a loro chiediamo che ogni giorno le loro azioni siano motivate dalla disciplina, dall'integrità morale e dallo spirito di corpo. Il loro lavoro non è fine a se stesso. Sappiamo bene che si muovono dentro questi principi che sono fondamentali per il loro agire quotidiano. La disciplina, che trova il suo fondamento nell'esigenza di efficienza e di unità di intenti, quell'integrità morale che è il tratto imprescindibile, l'essenza stessa dell'essere, è pertanto necessario coltivarla sin dalle fasi iniziali della carriera, come essi fanno ogni giorno. E poi quello spirito di corpo, che ci vede orgogliosi di appartenere ad una forza pubblica, che costituisce un formidabile moltiplicatore di forza, perché consente al corpo stesso di essere pienamente coeso al suo interno, un merito che riconosciamo alla Polizia Locale, la coesione che essi hanno come gruppo e come corpo, nel lavoro che fanno e nell'apporto e nel supporto che quotidianamente danno al comandante. Ritengo altresì che lo spirito di corpo debba essere alimentato non solo a parole. Ecco perché oggi, e quale migliore occasione, chiediamo al comandante di essere da esempio per i suoi agenti. In un'ottica di un'equa valorizzazione e gratificazione di quello che è tutto. La Polizia Locale oggi deve essere polizia di prossimità e di comunità. Deve stare nel territorio, viverlo quotidianamente, essere a contatto con i comitati di quartiere, con le parrocchie, con le associazioni. Questo è l'impegno che oggi io chiedo al comandante e che so, conoscendo la sua grande sensibilità, che unita alla competenza e alla passione fa di lui veramente un uomo da emulare, so che già si sta muovendo insieme ai suoi agenti su questa direzione. Ha un compito particolare, quello di ascoltare le esigenze dei cittadini e di portarle all'attenzione dell'amministrazione comunale, di favorire la costruzione di reti a favore di una coesione sociale che mai quanto oggi è assolutamente indispensabile. Ecco perché nel parlare e nel progettare quello che può essere un miglioramento dell'attività che svolgiamo sul territorio, dico svolgiamo perché mi sento parte di questo corpo di polizia locale, ho di supportarla come meglio posso fare, sempre consentendomi degli errori, ma così come per tutta l'amministrazione. Proprio confrontandoci col comandante, abbiamo stabilito che ci sono degli obiettivi da raggiungere che tenderanno sicuramente a migliorare quella che è l'attività che già si svolge sul territorio. Infatti, prevediamo di arricchire la funzione di lavoro della Polizia Locale con una concreta presenza nelle scuole in accordo con i dirigenti scolastici e con gli insegnanti. Attraverso dei progetti di educazione stradale si cercherà di portare i bambini e i ragazzi ad una seria riflessione sui temi di sicurezza stradale, finalizzata alla formazione di una generazione di cittadini responsabili ed educati rispetto alle regole del codice stradale e che sappiano valutare correttamente le proprie capacità in funzione di specifiche situazioni ambientali. Questo nasce dal fatto che riteniamo che il nostro futuro è proprio in questi ragazzi e che essi devono vivere il territorio nella conoscenza totale di ciò che andranno ad incontrare e ad affrontare da adulti. Ecco perché ognuno di noi deve essere da esempio nella vita quotidiana per favorire quelli che sono gli atteggiamenti costruttivi in tutto quello che noi facciamo ogni giorno.
Un altro progetto importante che speriamo anche di portare a compimento, perché è un'esigenza per tutto il Paese, è il progetto di videosorveglianza, che nello specifico avrà l'obiettivo di monitorare alcune zone sensibili dell'abitato del nostro comune per migliorarne le condizioni di sicurezza, tenendo conto di una diffusa esigenza di salvaguardare degli spazi pubblici e di ripristino di azioni di controllo nel territorio. Questo servirebbe a prevenire fatti criminosi attraverso un'azione di sorveglianza, servirebbe a far sorvegliare in presa diretta che di volta in volta alcune zone prestano particolari elementi di criticità e tutelare la sicurezza urbana del nostro territorio. Sempre in un'ottica di miglioramento dei servizi, prevediamo anche la possibilità di acquistare un drone mobile, l'aeroplanino, con uno strumento di alta tecnologia per effettuare rilievi e mappature nel territorio, ma anche per scoprire abusi edilizi e discariche abusive. Un controllo insomma fatto dall'alto, trasmettendo video e foto in diretta attraverso voli di sorveglianza in ambienti urbani, lungo le strade e autostrade, nei grandi eventi con migliaia di persone, in caso di calamità naturali e in operazioni di polizia. Diciamo che questi sono i nostri progetti insieme ad un lavoro quotidiano. Io vorrei soltanto citarvi alcuni degli ambiti in cui si muove quella che è la polizia locale, per capire che oggi il vigile urbano, mi piace anche chiamarli così, non è colui che scrive verbali e fa le sanzioni, ma è colui che si occupa di polizia amministrativa, ambientale, edilizia, sanitaria, commerciale, stradale, urbana, veterinaria, giudiziaria, pubblica sicurezza, funzioni di polizia tributaria locale, ausilio al personale sanitario nell'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori. Ci sentiamo responsabili di tutto il territorio ed è per questo, e credo di dover concludere il mio intervento facendolo, che io non posso che ringraziare l'operato quotidiano di tutto il corpo della Polizia Locale di Merito per come affronta quotidianamente le difficoltà, per quanto è stata vicino fin dal nostro insediamento all'amministrazione comunale in qualsiasi difficoltà che si è paventata ogni giorno da quando ci siamo insediati, da quando abbiamo messo piede all'interno della casa comunale. Vi prego, come effettivamente state già facendo, di considerare che voi siete l'espressione delle amministrazioni comunali, il cosiddetto braccio destro, l'esecutivo, ma state al servizio dei cittadini e ponete sempre al centro del vostro operato quello che è l'interesse dei cittadini. Le amministrazioni sono di passaggio, voi invece siete un corpo che rappresenta la città di Merito. Grazie a tutti voi e buona continuazione di lavoro a tutti. Il comandante Onofrio Laganà, nel bilancio dell'attività di un anno, ha fornito alcuni dati che testimoniano l'impegno ed il valore dell'azione della municipale per far fronte alle istanze della cittadinanza e a quelle dell'amministrazione comunale. Grazie, buongiorno a tutti. Anche io faccio i saluti istituzionali a tutti i presenti, saluto il capitano della compagnia Carabinieri. Poi faccio anche un bocca al lupo per il nuovo lavoro sul nostro territorio. Saluto il maresciallo Antonio Ramini, il vice comandante della Polizia Provinciale Zaventieri, e saluto l'ispettore Corso, del comandante della stazione del Corpo Forestale dello Stato, il comandante Vigretto della delegazione spiaggia di Merito, i rappresentanti del distaccamento Vigili del Fuoco, tutte le associazioni presenti che oggi testimoniano la vicinanza delle istituzioni alla Polizia Locale. Un grazie al sindaco e all'assessore delegato, ma a tutta l'amministrazione comunale tutta, che da subito hanno sposato la nostra iniziativa e quindi ci hanno consentito e supportato nell'organizzazione di questo evento. Noi oggi festeggiamo San Sebastiano, è la terza volta onestamente festeggiamo San Sebastiano, si vede dai complimenti che mi hanno fatto che oggi è la nostra festa. La nostra terza edizione. Abbiamo quest'anno voluto, oltre alla festa liturgica, quindi la Santa Messa, anche incontrare tutti i cittadini, le autorità militari, civile,
civili, religiose, tutti i cittadini, e nonché faccio un saluto anche che mi ero dimenticato, vedo i vecchi vigili urbani di una volta, a cui va un applauso. Della comunità tutta e quindi di quegli esempi in cui appunto la scuola è un esempio fondamentale. Dicevo che festeggiamo oggi per la terza volta San Sebastiano, abbiamo voluto abbiamo ritenuto che fosse giusto così anche fare dei festeggiamenti civili, questo perché abbiamo ritenuto fosse giusto fare un consuntivo della nostra azione, un consuntivo dell'attività in particolare riferimento all'ultimo anno, ma anche del quinquennio che si appena concluso. Il quinquennio, gli ultimi 5 anni hanno visto appunto nascere il nuovo comando di polizia locale. Questo consuntivo, questa relazione che poi illustrerò meglio tramite l'ausilio di appunto delle slide, non deve risuonare come una mera autocelebrazione, ma secondo noi è il giusto fotogramma che dobbiamo dare ai cittadini di quello che è la nostra quotidiana attività sul territorio. Allo stesso tempo sicuramente è il punto, è il momento giusto per fare il cosiddetto punto della situazione, per tracciare con l'amministrazione gli opportuni correttivi da apportare alla nostra azione quotidiana, affinché nel futuro saremo sicuramente più incisivi e con maggiore determinazione e decisione riusciremo a portare avanti gli obiettivi sia dell'amministrazione come tutto il giusto l'assessore, ma soprattutto a tutela di tutta la collettività di tutti i cittadini. Mi ero preparato un discorso più lungo, ma visto il tempo non vorrei tediarlo ulteriormente, quindi io direi di passare direttamente alle domande. Parlando del sindaco, mi aveva promesso che avrebbe fatto un discorso breve, io conoscendo il sindaco sapevo che si sarebbe poi dilungato di più, quindi passerò alle slide dove appunto tracceremo quello che è un bilancio. Tra l'altro abbiamo preparato delle piccole relazioni consultive che abbiamo messo a disposizione di tutti e tra l'altro saranno poi consultabili sul sito istituzionale del Mente. Una sola cosa prima di concludere e di iniziare con le slide. Naturalmente nessuna relazione metterà mai in risalto quella che è la quantificazione di un dato di lavoro che non si può effettivamente quantificare, che è il contatto diretto col cittadino che abbiamo tutti i giorni. È una mera relazione statistica, ma non sarà sicuramente soddisfacente per dire tutti i giorni quello che noi facciamo sul territorio. Passiamo alle slide. Grazie. Il Comune è circa 89.572,20 euro. Tra l'altro nell'ambito dei provvedimenti terzi, in ambito dei controlli di polizia commerciale, si è poi predisposta la chiusura dei nuovi esercizi commerciali. Tra l'altro in questo ambito nell'anno 2014-2015 unitamente alla Guardia di Finanza sono stati messi a setacci vari circoli privati in sistema sul territorio e 4 di essi sono stati chiusi perché non in regola con la normativa prevista in materia. Sono 32 informative di reato, 19 denunce querele che sono state presentate dai cittadini presso il comando, 17 attività delegate per conto della locale procura e 47 notifiche di atti giudiziari. Questo proprio per far capire un sunto del quinquennio appena concluso, per far capire che appunto la polizia locale non si occupa soltanto dei reati in materia edilizia, ma veramente si è toccato vari reati previsti dal codice penale. Questo è stato anche frutto di una sinergica collaborazione con le forze di polizia presenti sul territorio, con l'arma dei carabinieri, con il corpo forestale e con la capitaneria di porto. E non posso ricordare a me stesso e a voi tutti i controlli sono stati fatti sul demanio nell'anno appena trascorso, che hanno permesso di porre sotto sequestro 4 stabilimenti balneari che non erano appunto in regola sia con i titoli edilizi urbanistici previsti al testo 1 dell'edilizia, sia con le altre norme di legge. Questo è appunto un frutto, 42 reati di furto sono legati in quasi tutti, in maggior parte appunto al furto dell'acqua potabile commesso dai cittadini. Sotto l'amministrazione Meduri penso che siamo arrivati a 16-17. L'attività posta in essere nel quinquennio appena concluso ha portato al deferimento di più di 300 soggetti.
nell'ambito dei reati penali afferenti al testuno dell'edilizia abbiamo appunto provveduto al sequestro preventivo di 34 immobili manufatti costruiti appositamente sull'area pubblica. Questo è appunto una mera incursione di quelli che sono gli strumenti in dotazione al comando. Tornando al discorso precedente, abbiamo pensato che fosse giusto così sopprimere legalezza organica, dotando il personale, dotando il comando di una strumentazione che potesse in qualche modo agevolare il servizio fuori, ma contestualmente limitare i tempi appunto di lavorazione all'interno dell'ufficio. Nel 2011-2012 abbiamo provveduto infatti ad attuare un sistema informatizzato dei verbali stradali, per cui l'agente deve soltanto curare oggi la redazione del verbale all'esterno. Successivamente tutto un sistema meccanizzato, fino anche alla postalizzazione dell'atto che poi da notificare al trasgressore. Abbiamo provveduto all'acquisto del tabla system di un cronometro omologato, perché intendiamo intensificare i controlli finalizzati alla sicurezza stradale. Va bene il divieto di sosta, ma sicuramente ci sono alcune sanzioni della strada che sono particolarmente nocive per la sicurezza di tutti noi. Abbiamo pensato appunto all'acquisto di precursori pirometrici, e ogni pattuglia ha un tablet in dotazione che permette, tramite un collegamento alle banche dati ministeriali, di svolgere appunto, di fare tutte le verifiche del caso all'esterno, senza tornare in ufficio per eventualmente collegarsi in banca dati ANE per vedere l'assicurazione dei veicoli, agi prave, l'intestazione e quant'altro. E abbiamo appunto tra l'altro incalzati continuamente dal sito, abbiamo provveduto all'acquisto di un lettore microchip per verificare la regolare iscrizione anagrafica degli animali. Questo ci consente da un lato appunto di abbassare quello che è l'abbandono degli animali e dall'altro lato naturalmente evitare il cosiddetto fenomeno del randagismo all'interno dell'area comune. Ogni pattuglia automontata ha una borsa kit di rilievo stradale dotata con computer portatile, e tra l'altro abbiamo inteso acquistare anche dei defibrillatori semiautomatici, e poi tramite appunto un sistema radio a posizione all'interno del comando ogni pattuglia può comunicare velocemente col comando. Il Tanga System l'avevamo già annunciato un annetto fa, è un dispositivo che ora è in uso quasi tutti i corpi di polizia locale, che permette appunto in tempo reale di verificare la copertura assicurativa, la revisione auto e se il veicolo è rubato o meno, ed è se sullo stesso veicolo sono stati sottoposti dei fermi amministrativi. La telecamera appunto posizionata sul lato della strada può leggere in tempo reale a un tempo di comunicazione di circa 3 secondi, quindi entro 3 secondi l'operatore sa se effettivamente in quella macchina ci sono delle anomalie. Le dinamiche delle precursioni sono finalizzate essenzialmente appunto al contrasto degli amministratori di prezzo disciplinati agli articoli 186, 186 bis e 187 del codice della strada. Questa apparecchiatura che abbiamo provveduto ad acquistare con la commissione straordinaria ci è pervenuta soltanto nel mese di novembre è già stata utilizzata. Abbiamo provveduto a controllare 66 veicoli e fortunatamente non abbiamo riscontrato anomalie se non 3 soggetti che guidavano senza patente, con patente scaduta. Sicuramente nei prossimi mesi si finirà i controlli anche in fascia notturna. Appunto questa è la strumentazione che è in uso il comando. Per quanto riguarda il defibrillatore semiautomatico, abbiamo fatto sì che ogni operatore frequentasse un corso di BLSD tramite il personale sanitario. Questo abbiamo ritenuto fosse necessario anche per sopperire tra virgolette una carenza sanitaria che è il nostro paese. Pensate un po', che se lo sapete meglio di me, sul territorio esiste soltanto un'ambulanza che deve coprire una vasta area, quindi quasi tutta l'area precaria. Tanto il defibrillatore abbiamo potuto, anche grazie all'ausilio che ci hanno dato i medici sanitari nell'espletamento del corso, questione di secondi, quindi riesce a salvare una vita umana. E perché no? È stato l'anno anche qua, perché è stato l'anno in cui noi siamo entrati in crisi. Non è un obbligo di legge, ma abbiamo ritenuto che questo fosse sicuramente accorciasse quella della distanza tra il cittadino e l'istituzione. Abbiamo creato un luogo, tra virgolette, virtuale,
che ha permesso sicuramente non solo di accorciare le distanze, ma di comunicare meglio il nostro lavoro. Probabilmente la nostra categoria, una delle vecchie, è quella di non aver mai saputo comunicare quello che effettivamente facciamo. E altresì è stato un luogo dove il cittadino può anche segnalare eventuali anomalie, disfunzioni, dalle situazioni di degrado urbano, alla semplifica stradale o al valore di illuminazione non funzionante. Io avrei concluso. A questo mio intervento lo annuncio. La cerimonia si è conclusa con la premiazione degli agenti che si sono distinti e con la consegna di targhe alle autorità presenti. Adesso passiamo al conferimento dei conconi al personale distintosi durante il servizio. Allora, la manifestazione, quindi la celebrazione in onore San Sebastiano, si conclude con dei riconoscimenti che è stato giusto riconoscere appunto al personale che si è distinto sì nell'ultimo anno, ma soprattutto nel quinquennio appena concluso. Quindi io inizierei nel dire che viene conferito nel conio semplice all'assistente di polizia locale Luca Gaetano e all'agente Paolo Francesco. Si sono distinti nel contrastare con fermezza alcuni reati, con particolare riferimento alla ricettazione, contraffazione e all'utilizzo di marchi mentali. Infatti gli agenti appena nominati durante i vari servizi ordinari, sovente durante il controllo del commercio itinerante in sede fissa, hanno con successo brillantemente portato a termine numerose operazioni nei confronti di soggetti che detenevano per porre in vendita materiali con marchiature, cioè false e contraffatte, con marchi mentali, sequestrando numerosi prodotti commerciali. L'attività ha permesso di venire per tale reato all'autorità giudiziaria 5 soggetti. Ancora gli stessi, durante i vari servizi di polizia stradale, con l'ausilio degli strumenti in dotazione al comando, quali il targa sistema per l'appunto, accertando la circolazione di numerosi veicoli sprovvisti di ricevere auto e certificati assicurativi, che permette di combinare non solo numerose sanzioni degli articoli 80 e 193 del codice della strada, ma ad espletamento questi servizi mirati di controllo permetteva di accertare la circolazione di alcuni veicoli con documenti di guida falsi e contraffatti. Abbiamo potuto infatti riscontrare sia carte di circolazione con taglianti di revisione falsificati, sia taglianti assicurativi contraffatti, e consentiva al comando di reperire 4 soggetti per i reati di cui gli articoli 482 e 485 del codice penale. Si invitano quindi l'assistente Luca Gaetano e l'agente Paolo Francesco ad avvicinarsi. Tra l'altro, in base al nostro regolamento, ogni 5 anni c'è lo scatto di grado. 4 agenti, tra cui Pavone, Mandica, Cento e Neri, passano oggi di grado, quindi passano da agente ad agente scelto. Un attimo. Ok. Abbiamo conferito un semplice all'assistente scelto di Luca Antonio e all'assistente Michela Dario.
professionali ed investigative, riuscendo a seguire le segnalazioni giunte presso il comando a rintracciare e identificare due cittadini italiani che da tempo perpetravano truffe sul territorio cittadino dando di mancabilità automobilistico, simulando incidenti stradali e chiedendo un risarcimento al loro dovuto. I trasgressori, infatti, simulando i sinistri stradali, la cosiddetta truffa e lo specchietto, approfittavano della buona fede dei mancabilanti conducenti che, a fine di evitare l'aumento delle loro polizze assicurative, pagavano con denaro contante a titolo di risarcimento e danni fittiziamente patiti dai truffatori. Altresì particolare intensa è stata l'attività posta in essere dagli stessi di contrasto e repressione dei furti d'acqua potabile, che ha permesso di accertare in buona selvaggia inclusiva da contratti di privato comunale, sia all'interno di immobili residenziali che all'interno di attività commerciali. A seguito dei controlli espletati è stato possibile procedere al riferimento di numerosi soggetti all'autorità giudiziaria per furto aggravato di quell'articolo 624 e 625 del codice penale. Grazie.
lei. Come semplice alla gente di Mandica Massimo per aver dimostrato professionalità, competenza, attaccamento al lavoro nell'espletamento delle mansioni referente dei servizi di protezione civile comunale, contribuendo in maniera determinante alla riorganizzazione medesima e portando a termine numerosi interventi finalizzati per risoluzione di situazioni di emergenza sul territorio comunale, come gli interventi calamitosi che hanno colpito la nostra cittadina e tutti i comuni limitrofi durante le giornate del lunedì 2 novembre 2015. Questa è una targa per la meritoria attività che ha svolto
siamo nell'ambito dell'ARPA e quindi un ringraziamento particolare al comandante Caminiti, tutti i giorni ci sentiamo spesso ed è veramente un ringraziamento di cuore perché oltre all'attività che ci viene impegnati tutti i giorni sul territorio poi si creano anche delle amicizie per le quali non possiamo ringraziare per un cuore. Ok. Questa targa invece va al comando di polizia provinciale, tra virgolette i nostri cugini, e quindi invito il vice comandante Zavettiere, la vicina che si la targa. Ehi, fermi un attimo. La sinergia, il mutuo soccorso è veramente, credetemi,
ogni qualvolta che mi è capitato di vedere qualcuno in difficoltà, poche volte, ma c'è stato qualcuno che ha sbagliato, tutti gli altri fanno squadra per minimizzare gli errori e magari per esaltare quanto di buono quotidianamente riescono a fare. Quindi continuate così, continuate a predicare e praticare insieme a noi quella legalità che deve trionfare, che deve emergere e che deve velocemente far dimenticare e cancellare purtroppo quell'etichetta che ci è stata accorpata. Io che giro, io che spesso mi devo confrontare e mi confronto con gli altri sindaci, credetemi, a volte è pesante, così come è stato pesante nell'ultima riunione sentire dire Merito ha egemonizzato tutte le nomine per gli ultimi 20 anni e non ha fatto tanto di buono. Vabbè, io dico che dobbiamo fare tutti assieme tesoro degli errori per non commetterne altri nel futuro e dobbiamo tutti assieme trascinare Merito dove lassù, dove, e lo dico per l'ennesima volta, lassù dove merita, lassù dove volano le aquile, tutti assieme con un unico e solo obiettivo, creare le condizioni di un Merito veramente vivibile. Grazie a tutti.